Perché i suoi genitori, quando hanno visto che lei racconta di desiderare di essere madre, ma non se la sente, sono rimasti sconvolti per una settimana, perché non si aspettavano che lei avesse questo desiderio. Non avevano mai pensato come madre i genitori. Forse ne avevano nemmeno parlato. Sì, non ne hanno mai parlato. Lei ha 3 o 4 sorelle, un sacco di nipoti, e lei adora tutti i suoi nipoti perché vorrebbe essere madre, però quando i genitori hanno detto, hanno sentito lei che diceva mi piacerebbe essere madre, insomma, c'è stata una settimana di... Più che per il fatto che lei magari chatta e contatta magari qualche ragazzo in chat, così, cosa scomoda di più il fatto che lei volesse essere madre. Pesantina come cosa. Bene, purtroppo il nostro tempo è terminato. Ringraziamo la Cineteca Sarda che ci ha ospitato e ringraziamo Adriano. Io vi ricordo alcuni appuntamenti ancora per la Quaresima. Domani a partire dalle 20, dopo la partita dell'Italia, ci sarà un aperitivo al Gallery Café in Piazza Costituzione di autofinanziamento per la campagna di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili portata avanti dall'ARC, Fallo Sicuro, quindi vi aspettiamo domani. Poi avremo martedì prossimo, ci sarà un seminario all'ostello nelle scalette di Via Manno e parleremo di diritti civili in Africa e proietteremo anche attenta che c'era qualcuno che affittava, come dice, affittava le protesi. Bene, grazie a tutti, buonanotte, prossimo appuntamento in video.